Buongiorno, sono qui con Giovanna Pezzella che è responsabile del retirement nell'area wealth di Mercer. Ciao Giovanna. Ciao Amelia. Allora, racconta un pochino che cosa hai fatto nel tuo ruolo, raccontati un po' che tipo di attività svolgi. Allora, io sono un attuario e sostanzialmente mi occupo di valutazioni attuariali, appunto, quindi tendenzialmente di numeri. E di principi contabili, quindi effettuiamo conteggi secondo principi contabili internazionali che servono per i bilanci delle aziende in primo luogo. Dopodiché mi occupo anche di tutto ciò che riguarda il retirement, quindi analisi di fondi pensione, armonizzazione in ambito M&A sempre relativamente ai fondi pensione, anche in ambito due diligence. E tutto ciò che è in ambito previdenza, oltre che formazione dei dipendenti in ambito previdenza complementare, quindi tutto quello che riguarda l'ambito retirement. Che cosa ti ha spinto a scegliere di lavorare in Mercer? Allora, in primo luogo è un'azienda multinazionale fortemente specializzata nell'ambito del retirement, quindi del business in cui sono impegnata in questo momento, ma anche perché principalmente è un'azienda, oltre che essere un'azienda molto giovane, dà anche molto spazio ai giovani, dà voce ai giovani. È possibile in questo ambiente esprimersi, far sentire la propria voce, dare la propria opinione senza avere la paura di dire no, sono qui da poco tempo, non posso dire questa cosa, non posso far valere la mia opinione. Quindi, e poi è possibile crescere in questo mondo, quindi mi è piaciuto subito per questo e ho preferito questo ambiente per queste ragioni. Giovanna, tu nel tuo tempo libero, quando ce l'hai? Esatto, ottima osservazione. Allora, io sostanzialmente, allora, da che ho memoria, ho una smisurata passione, ma posso definirlo amore, per la Juventus. Ormai la seguo ovunque. Io ho origini napoletane, sono nata a Napoli e fin quando ero a Napoli mi era un po' difficile, la seguivo solo in TV, ma da quando mi sono trasferita a Milano per lavoro ho l'abbonamento allo stadio, quindi vado a Torino, vado in trasferta. Esatto. E vado in trasferta, quindi la seguo ovunque. E la mia seconda passione sono i viaggi. Mi piace tantissimo, cioè il mio motto di vita è che appunto la vita si affronta meglio se si ha un viaggio prenotato, quindi perché per me è come avere un obiettivo, il mio prossimo viaggio è il mio obiettivo. Qual è il tuo prossimo viaggio? Il mio prossimo viaggio è previsto a febbraio nella Lapponia finlandese. Meraviglia, ci salterai Babbo Natale. Sì, esatto, è previsto anche un tour nel villaggio di Babbo Natale lì in Lapponia. E poi in ultimo diciamo che è una grossa passione per la lettura, e anche quello è un modo per viaggiare perché mi consente mentalmente proprio di staccare, e quindi vado lì, viaggio nei luoghi dei miei libri, anche se sostanzialmente prediligo il genere thriller, quindi è un po' oscuro. Però è quello che la pensione. Sì, però è quello che mi permette un attimo proprio di staccare mentalmente, soprattutto ecco, nei periodi lavorativamente pesanti, mi permette ecco, di evadere un attimo dal lavoro, dalla pesantezza della vita di tutti i giorni, e di staccare, ma anche di conoscere ecco, i posti lontani, perché per esempio io ho conosciuto prima di andarci la città di Oslo tramite i libri di Gionesbo, e poi quando ci sono stata, l'ho visitata, è stato molto bello perché effettivamente l'avevo, tra virgolette, già vista tramite i libri, quindi quando ci sono andata lì è stato davvero entusiasmante. Grazie mille Giovanna per questo tempo insieme e buon lavoro. Grazie mille a te Amelia, buon lavoro anche a te.